Ok. Benissimo Alessandra, buongiorno a tutti, ringrazio della partecipazione a questo evento webinar che la Confesercenti del Veneto Centrale in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova in funzione dello sportello Mentore ha organizzato sull'argomento appunto il bando rottamazione della Regione Veneto e Union Camere. Allora, partirei con la condivisione di una slide di sintesi che ho preparato. Ok, la vedete? Sì. Perfetto, benissimo. Allora, faccio una premessa. Questo bando è stato indetto dalla Regione Veneto ed è stato pubblicato nel BUR il 5 di aprile. E è un bando, appunto, come dice il titolo, che consente alle aziende, quindi non alle persone fisiche, ma solo alle aziende, di poter avere un incentivo sulla rottamazione dei mezzi aziendali, quindi non personali, mezzi aziendali, che adesso vedremo con tutte le caratteristiche che cercheremo di sviscerare punto per punto. Allora, intanto, chi può partecipare al bando? Allora, possono partecipare tutte le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale operative nella Regione Veneto e iscritte nel registro imprese. Quindi non ci sono esclusioni particolari come magari può essere per altri bandi. Gli unici settori Ateco 2007 che sono esclusi sono, a parte il settore agricolo, pesca e acquacoltura, abbiamo gli unici due codici che ve li ho indicati qui, sono il commercio all'ingrosso al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, e gli intermediari del commercio di autovetture e autoveicoli leggeri. Quindi questi sono gli unici codici Ateco che sono esclusi dal bando. Per il resto, qualsiasi micro, piccola e media impresa può presentare domanda. Il bando si divide in due linee, diciamo. Due fasi. La prima fase che si chiama richiesta e manifestazione di interesse, e la seconda fase che è la richiesta di contributo vera e propria. La prima fase ha una scadenza e la scadenza è prevista per il 14 di giugno, quindi venerdì prossimo, e mentre la seconda fase ha scadenza 30 gennaio 2025. Iniziamo nel vedere la prima fase, quindi la richiesta di manifestazione di interesse, come si sviluppa e le modalità e tutto, per poi passare alla seconda fase. Allora, in questa prima fase qui è abbastanza semplice fare la domanda perché collegandosi al portale Restart di Union Camere, che poi magari vi farò vedere, e accedendo con l'identità digitale che può essere o lo SPID o il CIE o il CNS, quindi la firma digitale. Quindi con la propria identità digitale si può richiedere fare la manifestazione di interesse. L'unico documento che si deve allegare è la fotocopia della carta di circolazione del mezzo che si vuole rottamare. Non serve nient'altro perché poi viene fatto un invio telematico appunto collegandosi al sito che poi vi farò vedere. Allora, entrando nel dettaglio della manifestazione di interesse, quindi chi può fare la domanda e tutto. Allora, intanto la rottamazione riguarda veicoli, come ho detto prima, aziendali, non personali, veicoli che ovviamente devono avere una caratteristica, benzina è fino ad Euro 4 incluso, diesel fino ad Euro 5 incluso. Quindi, per tutti gli euro minori fino a quello lì può essere rottamato. Oltre, ovviamente, sono considerati veicoli nuovi e quindi no, non rientro. Tipo, se io voglio rottamare un Euro 5 benzina, non posso farlo. Benzina o bifuel. La modalità, ecco, devono essere veicoli aziendali, non personali, e si possono chiedere fino a tre rottamazioni. Quindi, ogni azienda può effettuare fino a tre rottamazioni. Deve avere ovviamente
tre veicoli da rottamare con queste caratteristiche qui. E poi di conseguenza nella seconda fase può chiedere fino a tre incentivi per i veicoli nuovi. Quindi, ipotesi, se io rottamo solo un mezzo e poi faccio richiesta di acquisto veicoli per tre, non posso. Devo avere numero di rottamazioni, tre massimo, e numero di richiesta contributi per veicoli nuovi, tre massimo. Ok? Allora, per quanto ecco, una cosa che non vi ho detto, il bando, al di là di dividersi in due fasi, suddivide anche l'ammontare delle risorse che la regione ha in due linee, la linea dei mezzi N1 come Napoli e la linea dei mezzi M1 come Milano. Qual è la differenza? Allora, la linea N1 di Napoli riguardano tutti i mezzi destinati al trasporto di merci fino a 3,5 tonnellate, mentre la linea M1 di Milano riguarda tutti i veicoli non destinati al trasporto di merci, ma destinati al trasporto di persone fino a massimo di 8 persone più il conducente. Quindi queste sono le due linee e questi sono poi i limiti che devono avere sia i veicoli che si rotamano e sia quelli nuovi. Quindi se compro un veicolo di 12 tonnellate non potrà rientrare nel bando. Comunque la distinzione, la categoria M1 ed N1 la si trova sul libretto di circolazione sia del veicolo a rotamare sia del nuovo veicolo. Quindi la regione ha distinto, diciamo così, le risorse a disposizione in questi due filoni. Anche perché poi, quando andremo a vedere e vedete già qui nella tabella, quale sarà l'incentivo, gli incentivi sono divisi per queste due linee, quindi le linee che N1 hanno degli incentivi, le linee M1 ne avranno degli altri. Benissimo. Come ho detto, la presentazione viene fatta telematica e la scadenza è il 15 di aprile. Ovviamente, se uno decide di acquistare il mezzo, ma non fa il mezzo nuovo, non so, a settembre 2024, ma non partecipa all'amministrazione di interesse che scade il 15 di aprile, non può poi chiedere il contributo. Quindi, fare la domanda di manifestazione di interesse è indispensabile per poi accedere alla seconda fase. Ovviamente con la manifestazione di interesse la Regione farà una graduatoria. Questa graduatoria sarà pubblicata entro il 30 di luglio 2024. Da quel giorno lì, se esce il 30 di luglio, poi le ditte ammesse alla graduatoria per la prima fase potranno effettuare l'investimento e quindi presentare le fatture di spesa e tutto entro il 13 di gennaio 2025. Come viene fatta la graduatoria? Con quali criteri la Regione fa la graduatoria? Allora, diciamo che vengono premiate le aziende micro e piccole. Perché? Perché terrà conto della dimensione aziendale secondo il decreto della Comunità Europea. Quindi micro, piccole e medie imprese. Più alto il punteggio, più l'azienda è micro. Poi terrà conto se di che euro è, se euro 1, euro 2 o euro 4 il mezzo che si va a rottamare. Quindi più vecchio è il mezzo e più alto è il punteggio. E poi la regione dà un coefficiente pari a 1,2 a quelle aziende che si trovano nei comuni. Che adesso vi faccio vedere, ci sono alcuni comuni che eccoli qui. Ok, quindi tutte le aziende che faranno domanda di manifestazione di interesse e appartengono a questo comune senza dimostrare nulla, perché c'è già questa tabella che la regione ha già messo a disposizione, maggioreranno di 1,2 punti le domande. Quindi a parità di domande, sicuramente chi ha la sede legale in questi comuni, operativa in questi comuni, può avere un punteggio maggiore. E questo perché? Perché sono quei comuni che hanno adottato
un'ordinanza di miglioramento della qualità dell'aria a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 30 gennaio 2024. Quindi sono già censiti dalla Regione Veneto, hanno fatto una domanda di miglioramento dell'aria e quindi la Regione Veneto premia le aziende, diciamo così, che hanno sede in questo comune, in questi comuni. Quindi la graduatoria terrà conto dimensioni di impresa, micro, piccola o media impresa, la tipologia di veicolo, quindi Euro 1 piuttosto che Euro 2, piuttosto che Euro 3, piuttosto che Euro 4, e la sede operativa e legale dell'impresa in uno di questi comuni che vi dicevo. Poi comunque, insomma, se avete necessità, trovate i miei recapiti nella chat del webinar. E quindi insomma potete contattarmi insomma per verificare anche il comune e tutto, anche perché siamo comunque a disposizione per aiutare le imprese alla registrazione nel portale di start per fare la domanda. Ecco, ho parlato del portale di start, quindi vi faccio magari vedere, questa è la guida, diciamo. Allora, la ditta dovrà collegarsi a restart.unioncamere.it e effettuare il collegamento. Vediamo magari se riesco a. Farvi vedere il sito. Ok, vedete la pagina web Restart? Sì. Questo qui è il sito che Unioncamere e Regione Veneto utilizzano, alla quale le aziende possono, come vedete qui in alto a destra, cliccare accedi per presentare la manifestazione di interesse. Come vedete vi chiedono con cosa vuoi entrare, con SPID, con CNS e con CIE. Se decidiamo con SPID, ovviamente sapete che SPID è formato da una password, una mail, e quindi ci chiederanno il tipo di gestore dello SPID, post e quello che è, e uno entra tranquillamente nella home page del sito, e cliccando, dando conferma dei propri dati, perché alcuni dati già se li prende la regione, perché ovviamente è un'identità digitale dove la regione ha già censito alcuni dati della ditta. E, inserendo magari i propri dati che mancano, tipo cellulare, mail, e poi dando prosegue, insomma, nel giro di 5-10 minuti massimo si riesce a presentare la domanda. Ripeto, la scadenza è del 14 di giugno, quindi venerdì prossimo. Quindi è molto facile, non ci sono documenti. L'unico documento è la copia della carta di circolazione del mezzo che si intende rottamare. Ecco, la rottamazione e il veicolo nuovo da acquistare, che data devono avere? Allora, la rottamazione e il veicolo nuovo devono essere rottamati oppure acquistati al giorno successivo alla pubblicazione del bando. Il bando è stato pubblicato il 5 di aprile e quindi possono rientrare anche coloro non solo che devono rottamare, ma anche che hanno rottamato dopo quella data lì, successivamente a quella data lì. Ovviamente in questa fase qui comunque devono avere la copia del documento della carta di circolazione del mezzo che hanno rottamato, perché altrimenti non è, cioè è un documento indispensabile, è l'unico documento indispensabile da presentare. Benissimo, adesso rientriamo sulla slide iniziale. E passiamo alla seconda fase come vi dicevo, la seconda fase, quindi al momento in cui la regione emette la graduatoria, che come vi dicevo è il 30 di luglio, ok?
entro il 30 di luglio. Da quella data lì inizia la seconda fase, e quindi il vero invio della richiesta di contributo alla Regione Veneto, e questa deve essere fatta entro il 13 gennaio 2025. Quindi il cliente che verrà, la ditta che verrà ammessa comunque ha un po' di tempo per presentare la documentazione. Qual è la documentazione che in questa seconda fase qui la Regione chiede? Sicuramente servirà la copia del documento di circolazione del nuovo mezzo che si decide di acquistare, che come dicevo prima deve essere almeno Euro 6, ok? Quindi il nuovo mezzo deve avere la caratteristica di essere almeno Euro 6. La copia delle fatture di acquisto, apro parentesi, l'acquisto può essere fatto anche in leasing, ok? Ed è escluso solo in noleggio, ok? Ovviamente la copia dei pagamenti che devono essere tutti tracciabili, quindi la copia del bonifico bancario, quindi comunque deve essere un costo tracciabile. Per gli acquisti in leasing servirà il contratto di leasing, ok? Ovviamente servirà anche l'attestazione del pagamento del bollo nel caso. Mentre nel caso di esenzione non serve presentare, e la dichiarazione di essere in regola con la rottamazione del vecchio veicolo, perché in questa seconda fase qui ovviamente bisogna dimostrare che il vecchio veicolo aveva i documenti in regola con la tassa automobilistica e con l'assicurazione. Sto parlando del vecchio veicolo, ok? Sempre in questa fase qui, in questa seconda fase qui, la Regione chiede anche alle imprese il DURC regolare. Nell'eventualità non fosse regolare, la Regione mi sembra dia 15 giorni di tempo, per regolarizzarlo. La domanda, la seconda fase prevede anche il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16 euro, che deve essere effettuato tramite PagoPA direttamente nella piattaforma informatica, perché comunque anche la seconda fase verrà gestita con la piattaforma Restart che vi facevo vedere poc'anzi, quindi non ci sono altre modalità se non l'utilizzo, quindi sempre comunque con lo SPID o con la firma digitale. Quindi abbiamo detto, nella seconda fase un po' di documentazione in più, ma giusto perché la regione devo capire anche il mezzo che vai a rilevare. Ecco, sui mezzi N1, quindi destinati al trasporto di merci, non c'è un minimo di spesa o massimo di spesa, no, non ha messo nessun vincolo la regione. Mentre per quanto riguarda i mezzi M1, quindi destinati al trasporto di persone, lì l'importo massimo della fattura del nuovo mezzo non deve superare i 45.000 euro più IVA. Questo è l'unico limite che ha messo la Regione sui veicoli M1. Poi, una volta presentata la rendicontazione, quindi entro il 13 gennaio 2025, la Regione ha tempo fino al 4 marzo 2025 per approvare il contributo e quindi poi procedere successivamente con l'erogazione. E quindi questa qui, diciamo, andiamo nella terza fase, ok, di conclusiva, dove la Regione effettuerà tutti i controlli per dire, ok, l'azienda ha tutti i requisiti per avere il contributo. Quindi scadenza 13 gennaio 2025 per presentare le fatture del nuovo mezzo con gli altri documenti che vi ho appena detto, e scadenza di approvazione da parte della Regione Veneto 4 marzo 2025, dove verrà approvato se la domanda che la ditta ha fatto. Ora, l'importo del contributo. Allora, qui si distingue in base ai veicoli, ecco perché ho fatto differenza N1 o M1. Come vedete, abbiamo delle tabelle che riguardano i veicoli commerciali, quindi N1, e la tabella qui ultima che riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone M1. Allora, ovviamente la Regione
premia l'acquisto di mezzi elettrici o puri oppure a idrogeno. Come vedete qui il contributo arriva a 7.000 euro per fino a 1.350 kg e a 8.000 euro fino a 3.500 kg. Okay? Questo è il massimo del contributo, ovviamente, che può ricevere un'azienda, ovviamente che riguarda i veicoli commerciali e che, come vedete, veicoli elettrici. Per quanto riguarda invece sempre i veicoli commerciali, ma che sono alimentati a benzina o a diesel o a bifuel, qui nella seconda tabella vedete che allora se è ibrido, ok, in base alle emissioni CO2 che vedete in questa colonna qui, ok, quindi sarà da vedere poi il libretto, okay, l'ibrido può avere fino a 5.000 euro di contributo. Per quanto riguarda invece alimentazione bifuel o metano, ok, arriviamo a 4.000, ok, mentre benzina o diesel arriviamo a 3.000 euro. Quindi ovviamente, come capite, si incentiva l'acquisto dell'elettrico piuttosto che il bifuel, piuttosto che dell'ibrido. Ecco, questa seconda parte qui della tabella riguarda sempre l'acquisto del veicolo N1. Qui vedete un'ulteriore distinzione in base alle emissioni di CO2. Se queste emissioni qui si vedono sempre dal libretto di circolazione del veicolo nuovo e quindi la regione per dare il contributo, ecco perché chiede il libretto del veicolo nuovo perché farà questi controlli qui. Per dire nell'ibrido 5.000 piuttosto che nel bifuel piuttosto che nel benzina e diesel. Per quanto riguarda invece i veicoli destinati al trasporto di persone, quindi M1, anche qui ovviamente classe D e classe 6D o superiore, quindi non deve essere un veicolo Euro 5, ok? Allora, se è un elettrico oppure idrogeno, sono 7.000 euro di contributo, ok? Se è ibrida, in base sempre alle emissioni della prima colonna, arriviamo a fino a 6.000 euro, ok? Quindi ovviamente più alte sono le emissioni e minore il contributo, ok? Più basse sono le emissioni e maggiore il contributo. Quindi emissioni inferiori a 60 grammi per chilometro, 6.000 euro. Emissioni che vanno da 101 a 135 grammi per chilometro, ok, contributo di 4.000 euro. Alimentazione invece benzina o diesel, come vedete 2.000 o 3.000 euro, ok, e bifuel, che è la penultima colonna, questa qui, anche qui 4.000 o 3.000 euro. Tenete presente una cosa, che tutti questi importi qui che avete visto nelle tabelle saranno aumentati di 1,2, quindi su un'ipotesi di 2.000 euro, faccio un esempio, benzina, diesel 2.000 euro, l'ultima riga della colonna, aumentando di 1,2, un coefficiente di 1,2 che la regione applica alle microimprese, scusate, mi stavo dimenticando, quindi per le microimprese c'è un coefficiente pari a 1,2, sempre perché si vuole dare un aiuto maggiore alle microimprese e quindi ci sarà un aumento di 1,2, quindi in questo caso su 2.000 euro andremo invece a 2.004. Se invece abbiamo una microimpresa che riceverà 8.000 euro, ok, andremo a 9.006. Quindi se una microimpresa acquista un veicolo elettrico piuttosto che idrogeno e magari va dai 1.351 ai 3.500 kg di peso del mezzo, gli 8.000 vengono, se microimpresa, vengono aumentati in 1,2, quindi passiamo a 9.600. Quindi c'è questo coefficiente, diciamo, che maggiora, dà una maggiorazione al contributo, all'incentivo per le microimprese. Obblighi dei soggetti beneficiari. Ecco, questo è molto importante perché l'azienda che
chiede il contributo, secondo me è indispensabile che abbia ben chiaro queste due informazioni. Allora, la prima obbligo è che l'impresa che riceverà il contributo ha l'obbligo per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione, di mantenere tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato, quindi le fatture, quindi i pagamenti e quindi la contabilità, insomma, del mezzo nell'aspetto fiscale, insomma. Mentre l'altro requisito indispensabile è che non dovrà cedere né alienare né distrarre il veicolo oggetto di contributo per i 3 anni successivi all'immatricolazione del nuovo mezzo. Quindi 5 anni per quanto riguarda gli aspetti burocratici, documentazione relativa al mezzo che si vuole acquistare, e 3 anni per quanto riguarda invece l'alienazione, la vendita o la cessione del mezzo. Quindi questi sono i due archi temporali, diciamo, limiti che la regione impone a chi riceverà il contributo. Chi non lo rispetta, molto probabilmente c'è la revoca del contributo con la restituzione. Quindi, insomma, è una cosa che è bene sapersi già dall'inizio. Ecco, prima fase abbiamo detto, la seconda anche. Ci sono domande per quanto riguarda l'importo del contributo, quindi queste due tabelle qui? Ricordo che comunque con l'ufficio credito finanza agevolata di Confesercenti del Veneto Centrale siamo disponibili fino alle ore 12 del giorno 14 a fare consulenza, insomma, lasciare consulenza alle imprese che ne chiederanno, insomma, sia telefonica e sia in presenza. Comunque, come vi facevo vedere, la richiesta di manifestazione di interesse magari è molto più semplice rispetto alla richiesta di contributo che viene fatta nella seconda fase. Ivan, c'è una domanda che sicuramente hai già detto, ma per ricordarlo te la faccio lo stesso, che è arrivata tramite chat, che dice: per accedere alle agevolazioni, il veicolo deve essere aziendale al 100% oppure se il veicolo è intestato al titolare di ditta individuale con dichiarazione di utilizzo promiscuo, è possibile comunque uscire, diciamo, dal vincolo del 100% aziendale? Allora, per dare risposta, la mia risposta in base alle FAQ che la Regione ha messo è che il veicolo deve essere al 100% aziendale. E il fatto dell'uso promiscuo comunque deve essere aziendale, quindi va bene uso promiscuo, però aziendale non può essere personale ad uso promiscuo anche aziendale. Il bene deve essere intestato all'azienda. Infatti, dalle FAQ della regione, che adesso, allora, ecco qui, ok, FAQ, perché ci sono state domande, infatti la regione ha fatto. Ecco, eccola qui. Allora, queste due qui in giallo, tra l'altro, sono state importanti secondo me, giusto per integrare quello che ho detto prima. Allora, la prima domanda: sono un'impresa intestata di un veicolo vecchio N1, posso rottamare e acquistare un veicolo M1? La regione qui risponde sì, quindi dà possibilità di un interscambio tra N1 ed M1, ok? No, non è che se io rotamo un N devo comprare un N, posso anche discambiare. Mentre la 11, che è quello un po' che chiedono nella chat, sono il contestatario del libretto di circolazione di un veicolo intestato ad un'impresa. Posso rottamarlo e acquistare a mio nome un veicolo? La regione dice proprio no, cioè solo il primo intestatario del libretto, che deve essere un'impresa iscritta al registro imprese, quindi qui lo specifica benissimo, può partecipare al bando.
Pertanto, l'impresa che aderisce al bando deve essere prima intestataria del veicolo da rottamare e poi comunque intestataria del nuovo veicolo. Quindi la mia risposta sull'uso promiscuo è che comunque l'uso promiscuo è a prescindere dalla proprietà del mezzo, perché l'uso promiscuo magari ti permette a livello fiscale di non detrarre tutto il costo del bene, ma solo una parte. Ma ciò non toglie che la regione qui non fa una differenza fiscale, ma fa una fi differenza di proprietà del mezzo. Quindi io posso avere il mezzo intestato alla ditta o intestato alla persona fisica, entrambi possono essere ad uso promiscuo o ad uso proprio, però riguarda, è a prescindere dalla proprietà del mezzo. Grazie. Poi, nell'eventualità l'azienda voglia comunque provare a fare la domanda e allegare appunto il libretto di circolazione, poi sarà la regione e Union Camere che sicuramente daranno una risposta, insomma, quando faranno la graduatoria. Anche perché la prima fase serve proprio a questo, per determinare chi poi rientra e poi no, e chi non rientra. Benissimo. Ok, io se non ci sono altre domande, avrei terminato con l'esposizione. Volevo solo ricordare che Confesercenti del Veneto Centrale, appunto con il progetto PID e Mentore della Camera di Commercio, ha in previsione a giugno e a luglio diversi webinar. Ne ricordo solo alcuni: martedì 18 giugno il concordato preventivo biennale per le partite IVA, martedì 23 luglio conosce il piano transizione 5.0, martedì 25 giugno la diagnosi del reddito, ok? E martedì 30 luglio famiglia e impresa, come conciliare i tempi vita lavoro. Questi sono solo alcuni dei webinar che abbiamo in programma. Sempre nel progetto che abbiamo con la Camera di Commercio. Ce ne sono anche altri, e quindi insomma vi aspettiamo per partecipare a questi incontri formativi che Confesercenti mette a disposizione dei soci e degli associati e dei clienti. Ricordiamo che questi appuntamenti sono pubblicizzati nel sito della Confesercenti del Veneto Centrale e anche dal sito della Camera di Commercio di Padova. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, Alessandra, direi che possiamo chiudere. Ok. Grazie.